Buongiorno a tutti gli amici che ci seguono su Excursibus Channel, una buona giornata da Seme Hall. Oggi la nostra tappa ci condurrà al Monte Chiappo e al Monte Ebro, ma prima ci dobbiamo portare in prossimità di questi due monti e precedentemente a Capannette di Cosola. Abbiamo appena passato Pian del Poggio e Capannette di Pei e adesso stiamo arrivando a Capannette di Cosola, dove lasceremo la macchina e da lì prenderemo il sentiero che ci condurrà al Monte Chiappo. Carissimi amici, siamo arrivati finalmente al Monte Ebro. Guardate che spettacolo, che panorama. Sul fianco destro potete ammirare la Val Trebbia e sullo sfondo vediamo tutta la pianura padana, boschi a non finire, con distese di verde, colori veramente bellissimi, e lì in fondo si intravede il Mar Ligure e precisamente, da informazioni ben dettagliate, quello lì è il porto di Savona. Ancora, se spostiamo l'obiettivo di 360 gradi ancora, guardate, si vede il Monte Ventua, che è lì vicino il Monte Chiappo, che dopo andiamo a vedere. Eccoci carissimi amici, dal Monte Ebro siamo ridiscesi e siamo arrivati, come potete ben vedere, al rifugio che si trova sul Monte Chiappo. Anche qui un bel panorama, di là si intravede il Monte Lesima con il suo osservatorio per le linee via aeree e poi qua altre montagne pieni di boschi, non bisognavoci. Ecco qua, guardate che spettacolo, siamo già nel pomeriggio inoltrato, ma lo spettacolo è sempre bello e anche da qui si intravede sul fianco destro il Mar Ligure e praticamente siamo a Genova, al porto di Savona. Quando c'è la visibilità si vede ancora meglio. Bene carissimi amici, vi abbiamo portato fino in vetta sul Monte Chiappo, Monte Ebro, e adesso ridiscendiamo a valle e concludiamo il nostro itinerario. Spero che sia stato di vostro gradimento e nel salutarvi vi invitiamo sempre a seguirci sul nostro canale Excursibus Channel. A voi tutti un caro saluto da Sam e Al.